Buonasera a tutti, bentrovati al nostro TG regionale. Apriamo come di consueto con i dati, gli aggiornamenti sul coronavirus. Vediamo con la grafica in Toscana, stanno crescendo i nuovi positivi, sono 520, oggi, ieri erano 429, in Italia oggi sono 13.331, ieri erano leggermente superiori, 13.633. E vediamo ora l'aggiornamento anche per quanto riguarda le terapie intensive. Oggi sono 107 meno 3 rispetto a ieri e poi i decessi oggi sono 21, ieri erano 16. In Italia le terapie intensive sono 2386 meno 4 rispetto a ieri. E ora vediamo come va la campagna vaccinale, le somministrazioni sono state 80.484, il 77% delle dosi consegnate che sono 104.590. Il totale dei vaccinati in Italia hanno raggiunto ormai 1.331.000 persone. E ora veniamo alla cronaca. Torniamo a parlare dei coniugi uccisi e fatti a pezzi, ci sono altri due indagati e c'è anche un mistero, vediamo. Altri due indagati nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla PM Ornella Galeotti della Procura di Firenze sulla morte dei coniugi albanesi Sheptim e Teuta Pascio, 54 e 52 anni, scomparsi 5 anni fa dal capoluogo toscano e i cui resti fatti a pezzi sono stati rinvenuti nel dicembre scorso in 4 valigie abbandonate in un terreno nei pressi della casa circondariale fiorentina di Sollicciano. In carcere è già finita Ilona Calescia, 36 anni, connazionale delle vittime, accusata del duplice omicidio di vilipendio e occultamento di cadavere. Si tratta, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Nazione, di Taulant Pascio, 33 anni, ex fidanzato della 36enne e figlio dei due coniugi uccisi, attualmente detenuto in un carcere in Svizzera per furto, e Denis Calescia, 32 anni, fratello di Elona, anch'egli in carcere a Massa. Secondo gli investigatori dei carabinieri, due coniugi arrivati in Toscana per poter essere presenti il 2 novembre del 2015 all'uscita del figlio dal carcere, dove era detenuto per reati di droga, vennero uccisi il 1 novembre nell'appartamento che Elona Calescia aveva affittato per loro in via Fontana, nel rione fiorentino di San Jacopino. I due cadaveri, smembrati e occultati nelle valigie, sarebbero stati portati via dal condominio in via Fontana alcuni giorni dopo. La decisione di iscrivere nel registro degli indagati il figlio delle vittime e il fratello minore di Elona deriverebbe da due motivi. Il primo è che secondo gli inquirenti erano le persone più vicine alla 36enne che avrebbe avuto bisogno di un aiuto per portar via quelle valigie dal momento che lei non guidava l'auto. Il secondo riguarda il fatto che nei prossimi giorni verrà affidato l'incarico per accertamenti tecnici irripetibili su alcune tracce di DNA isolate dai carabinieri del RIS di Roma nell'appartamento di via Fontana e i due nuovi indagati potranno così nominare dei loro consulenti. Nell'indagine è emerso anche un particolare non di poco conto. Elona era incinta e interruppe volontariamente all'ospedale di Careggi la gravidanza la settimana prima che il suo fidanzato Taulant uscisse dal carcere. I genitori di Taulant potevano essere venuti a conoscenza della gravidanza e questo particolare potrebbe essere un movente per l'uccisione dei due coniugi? Ancora cronaca, la cercano dal 14 gennaio quando senza soldi e documenti e con sé soltanto il tablet del fratello ha fatto perdere le sue tracce da Reggello in provincia di Firenze. Scomparsa, sostengono i genitori, insieme a una 17enne a sua volta sparita dalla provincia di Pisa, conosciuta attraverso TikTok. Il caso di questa ragazza adolescente è seguito dai carabinieri della compagnia di Figline Valdarno. Se ne sta interessando anche chi l'ha visto. Lei ha lasciato scritto un biglietto alla madre con cui vive a Reggello, dicendo che sarebbe andata a trovare il padre o da un'amica. Dal padre, che risiede a Scandicci, non è mai andata.
e gli ha invece telefonato domenica per dirgli che stava bene e che sarebbe tornata lunedì, dopo che il giorno prima aveva allo stesso modo rassicurato il fratello. Poi nessun contatto. E ancora cronaca, rapina ad Anziana, a Pistoia, identificati i presunti autori, vediamo. La questura di Pistoia ha identificato e denunciato a piede libero due giovani presunti responsabili di una rapina avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 20 gennaio ai danni di un'anziana donna all'interno della sua abitazione a Pistoia, alla quale uno di loro avrebbe strappato dal collo la catenina in oro che indossava, dandosi poi alla fuga, mentre l'altro avrebbe fatto da palo. Si tratta di due giovani pistoiesi di 19 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il pomeriggio del 20 gennaio un giovane di circa 20 anni, indossante una mascherina sul volto, avrebbe suonato il campanello dell'abitazione dell'anziana donna, la quale con la sua famiglia collabora nella gestione di un bar tabacchi posto di fianco al luogo di residenza, e una volta che la donna ha aperto la porta il giovane le avrebbe chiesto se poteva vendergli delle sigarette. Immediatamente dopo, senza nemmeno attendere la risposta, lo stesso avrebbe aggredito l'anziana strappandole la catenina in oro che teneva al collo e facendola cadere a terra prima di darsi alla fuga a piedi. La vittima, che non ha riportato lesioni ma solo un forte stato di agitazione, è riuscita comunque a fornire una parziale descrizione del malvivente, asserendo che probabilmente insieme a lui vi era anche una seconda persona a fare da palo. Sul posto sono intervenute pattuglie della Volante e della Squadra Mobile che, dopo aver acquisito gli elementi indiziari, sono risaliti ai due denunciati. Durante la perquisizione domiciliare presso l'abitazione di uno dei due è stata ritrovata la catenina sottratta all'anziana. Altri elementi di responsabilità raccolti durante le indagini a carico dei due giovani sono ora al vaglio degli investigatori. Un automobilista si divertiva a trainare uno sciatore legato tramite una corda al veicolo lungo i tornanti innevati all'interno della riserva naturale di Vallombrosa, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze. L'errore è stato postare la foto sui social, che non è sfuggita ai carabinieri forestali. La bravata esibizionista è costata all'automobilista una sanzione di 300 euro, compreso l'eccesso di velocità e la decurtazione di 5 punti dalla patente. E ora torniamo a parlare di Covid, perché la Toscana rimarrà anche per la prossima settimana in zona gialla, e se i dati rimangono stazionari il giallo potrebbe durare almeno fino al 6 febbraio. Chiara Valentini. La conferma è arrivata ieri sera. La Toscana rimane in zona gialla per un'altra settimana. Fino al 31 febbraio, quindi, le misure restrittive saranno quelle più morbide. Consentiti gli spostamenti all'interno della regione dalle 5 alle 22, così come quelli verso le seconde case, anche in affitto, ma solo per il nucleo familiare. Bar e ristoranti sono aperti fino alle 18, con divieto di asporto per i bar dopo quell'ora. Negozi aperti, ma chiusi i centri commerciali nei weekend. Musei aperti nei feriali, ma ancora chiusi teatri, cinema, piscine e palestre. Rimane il giallo rinforzato, che comprende il divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio. L'RT toscano è sotto l'1 e anche gli altri indicatori sono favorevoli. La circolazione del virus è la più bassa a livello nazionale e la pressione sugli ospedali sotto controllo. Riuscire a essere per 3 settimane in zona gialla per la Toscana è un elemento di grande rassicurazione, e voglio ringraziare i cittadini perché con i loro comportamenti ci hanno consentito, anche in presenza ormai da 2 settimane delle scuole medie superiori aperte, di mantenere questo livello. Se continua così, il giallo potrebbe essere riconfermato anche per la prima settimana di febbraio. Ancora un miraggio, la zona bianca, quella senza restrizioni, finora rimasta ipotetica per tutte le regioni italiane. Ma non così lontana per la Toscana. Servirebbero 50 contagi ogni 100.000 abitanti. In Toscana sono poco sopra i 70. Rimane invece sospesa la campagna vaccinale a causa dei ritardi negli invii. Si sta procedendo solo con la somministrazione delle seconde dosi di Pfizer nelle RSA e alle prime dose per i sanitari con il vaccino Moderna. Il vaccino comincia ad espletare i suoi effetti immunitari dopo la seconda dose e l'obiettivo è riuscire a somministrarla a tutti quelli che hanno fatto la prima entro il 7 febbraio.
E proprio sulla campagna vaccinale il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ha convocato un vertice con le regioni per un aggiornamento sul piano dei vaccini. All'incontro partecipano anche il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. E ora andiamo a Prato, liti e querele, dopo quella sulle vaccinazioni e bagarre anche nella commissione sul focolaio in RSA. Eleonora Barbieri. Lo scontro tra il consigliere della Lega Marco Curcio e la presidente della Commissione 5 Rosanna Sciombata, capogruppo della lista Biffoni, esplode nuovamente durante un'altra seduta dedicata a un tema di estrema attualità, bloccandone o rallentandone i lavori. Era successo 2 settimane fa sulle vaccinazioni, con la chiusura anticipata per mancanza di numero legale, e si è ripetuto ieri sul maxi contagio Covid nella RSA Pio Istituto Santa Caterina de Ricci, con la sospensione della seduta. Il motivo va cercato nella richiesta di Curcio di prendere la parola a inizio commissione per inserire un argomento all'ordine del giorno. Richiesta negata dalla presidente Sciombata per l'immediato, specificando che Curcio sarebbe potuto intervenire solo dopo aver ascoltato i vertici della RSA. Il risultato è stato un lungo tira e molla di grida e di microfoni che venivano spenti e riaccesi in continuazione fino alla sospensione dei lavori. Presidente, io dovrei fare... Nonni, consigliere Curcio, sempre le solite cose! Ho già detto che lei non mi sottostare all'andamento della commissione. Di fatto, i vertici della cooperativa Sara, che gestisce la struttura di via San Vincenzo, sono potuti intervenire rispondendo alle domande dei commissari oltre 20 minuti dopo l'inizio della commissione. 2 settimane fa le conseguenze si limitarono ad un acceso scambio di accuse. Stavolta si traducono in carte bollate. Curcio infatti ha annunciato che querelerà Sciombata. Veniamo invece ai contenuti della commissione di ieri. Il 20 gennaio sono stati fatti nuovi tamponi agli ospiti e al personale della RSA. L'esito vede un miglioramento, seppur leggero. Su 88 anziani sono risultati positivi in 81, a bassa carica 3 e negativi 4. 29 gli operatori sanitari positivi e oggi purtroppo il bilancio dei morti peggiora di un'unità per un totale di 9 persone. Durante la commissione è stato specificato che nessuno dei morti è stato vaccinato contro il Covid, mentre hanno ricevuto la prima dose 38 ospiti, poi tutti contagiati. È stata promossa un'indagine interna per cercare di capire le cause e le modalità di diffusione del contagio. Non posso escludere mai che qualcuno abbia sbagliato qualcosa, questo è ovvio, è inutile girarci intorno, non abbiamo prove, non abbiamo la possibilità neanche più di tornare indietro nel tempo per vederlo. Però ovviamente le procedure sono sempre le stesse, ma vengono implementate man mano che arrivano aggiornamenti. E oggi c'è stato anche l'incontro fra Gianni, Nardella e Fossi su varie tematiche, dalla viabilità allo stadio, e appunto anche sullo stadio c'è sintonia. Vediamo il servizio di Chiara Valentini. C'è una condivisione di tutti e tre sulla priorità del restyling del Franchi, che è uno stadio di opera pubblica, quindi io ovviamente ho il dovere di andare avanti. E poi se Fiorentina riterrà di presentare un progetto su Campi, quando sarà presentato un progetto di fattibilità tecnica ai sensi della legge Lotti-Nardella, noi siamo pronti congiuntamente anche a incontrarla. Il sindaco Nardella e il sindaco Fossi arrivano insieme di primo mattino in Palazzo Vecchio. Gianni li raggiungerà poco dopo. Decide la Fiorentina, noi siamo in sintonia su tutto, dicono all'unisono i due colleghi sindaci. Ufficialmente l'incontro, fissato da tempo, è sul piano per la città metropolitana, che già di dossier aperti ne ha molti. Ma negli ultimi giorni se ne è aggiunto un altro, dopo che Nardella ha deciso di andare avanti con il restyling del Franchi. Sul Franchi andiamo avanti lo stesso. Commisso ha incontrato Fossi per fare il punto sulla situazione, sull'ipotesi stadio a Campi. Il patron Viola ha detto qualcosa a Fossi sul Franchi? Quanto è deciso ad andare avanti con l'opzione del nuovo stadio nella Piana? Bocche cucite e toni diplomatici dopo l'incontro di stamani tra le tre istituzioni. Dopo un po' di mesi che non ci vedevamo, quindi è stato di fatto un rifare il punto della situazione e ribadire che l'istituzione, come abbiamo dimostrato anche oggi, anche sulla questione dello stadio, vogliono affrontare la partita in maniera unitaria. In primis c'è la possibilità di vagliare fino in fondo
le potenzialità per la Fiorentina di rimanere nel capoluogo, e quindi lo Stadio Franchi è da sempre la casa della Fiorentina. Quindi io l'ho sempre detto questo, che eventualmente Campi avrebbe rappresentato un'alternativa. Qualche accenno al fatto che Toscana Aeroporti ha intenzione di mettersi di traverso al progetto Stadio a Campi perché è incompatibile con la nuova pista di Peretola? Di queste cose ne parla quando ci sono progetti, oggi non c'è nulla. Insomma, le istituzioni prendono atto. Ufficialmente l'incontro serviva per condividere lo sviluppo dell'area metropolitana, soprattutto sul tema dei trasporti. La valutazione sugli assi di tranvia, l'aspetto di come connettere e coprire il territorio fra tranvia e metro tranvia Peretola-Pecci, con le interconnessioni che si possono creare fra questo mezzo e l'autostrada, e quindi l'area sostanzialmente strategica del polo dei Gigli ne è parte integrante. E rimaniamo a Firenze perché la giunta Nardella ha approvato il bilancio di previsione per il 2021, nessun aumento delle tasse, investimenti e tutela del welfare. Vediamo. Nessun abbassamento degli standard sui servizi alla persona, nessun aumento delle tasse ma sgravi fiscali e azzeramento del COSAP per 3 mesi, più agevolazioni varie sull'IMU, investimenti per 700 milioni. È quello che promette di fare il sindaco Dario Nardella, che ha dato il via libera in giunta al bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Firenze. Facciamo uno sforzo eccezionale sugli investimenti per creare posti di lavoro e dare ossigeno alle imprese in questa fase storica di emergenza, ha detto il sindaco. Più di 720 milioni di euro di investimenti per il 2021, tranvie, piazze, scuole, impianti sportivi, verde pubblico e ambiente, innovazione digitale. Nonostante la crisi, conclude Nardella, daremo quest'anno alla città un boost di investimenti. Il piano di riduzione delle tasse vale 13 milioni. In ogni caso, spiega l'assessore al bilancio Federico Gianassi, durante l'anno faremo ancora di più tenendo insieme equilibrio dei conti e sostegno ai cittadini. Sull'IMU sono confermate le aliquote, ferme dal 2012, e tutte le agevolazioni già previste, comprese quelle aggiunte nel 2020, fra cui la riduzione dell'aliquota comunale IMU dall'1,06 allo 0,76 per i proprietari di immobili commerciali, che applicheranno uno sconto sull'affitto del 30% per almeno 6 mesi. Stessa aliquota agevolata sarà applicata agli esercizi storici fiorentini, IMU allo 0,76% anche per le librerie. Sul canone occupazionale suolo pubblico nel 2021 sono già previsti 3 mesi di gratuità per tutti gli ambulanti e per le occupazioni con tavolini ed EOR. Sono confermate senza aumenti le aliquote dell'addizionale IRPEF. Per il 9° anno consecutivo non aumentano nemmeno le tariffe di mense e asili nido, invariati anche i costi per i servizi sportivi e i musei civici. La foresteria che sarà realizzata a Sant'Orsola a Firenze non piace agli albergatori. Basta con le aperture di nuove strutture ricettive ibride, tuona il presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Becchi. Vediamo. Vorrei essere chiaro, noi sul recupero di Sant'Orsola siamo assolutamente concordi, ma nella maniera più assoluta, ben venga un gruppo che fa investimenti. Non ci sta bene che nell'arco di un periodo dell'anno, per sostenere il progetto ovviamente di recupero, si realizzi una parte o si utilizzi una parte di questa componente di foresteria come attività alberghiera. Non va bene. Per 3 mesi all'anno, quelli estivi, gli spazi dedicati nel complesso di Sant'Orsola alla scuola di alta formazione prevista nel progetto di Artea potrebbero essere destinati a una foresteria. È questo che non è piaciuto per niente agli albergatori. Palazzo Vecchio chiarisce che è vero, l'attuale regolamento urbanistico vieta nuovi alberghi in centro storico, ma nel progetto proposto è prevista una foresteria con destinazione d'uso funzionale alla scuola che obbligatoriamente il complesso deve contenere, perché il requisito della formazione fa parte della scheda urbanistica. Una spiegazione vaga che non convince gli albergatori già pesantemente colpiti dalla pandemia. Basta con l'apertura di nuove strutture ricettive ibride, sostengono. Non va perché noi non abbiamo lo stesso tipo di possibilità di poter trasformare per parte degli anni i nostri alberghi in altre tipologie di strutture. Cioè vuol dire che stiamo applicando norme, le stiamo tagliando addosso in relazione a ciò che evidentemente dobbiamo dare come risposta al nostro interlocutore in un rapporto privatistico. E questo secondo noi è inaccettabile.
Secondo quanto riportato dall'agenzia Dire, Palazzo Vecchio potrebbe rivedere con il nuovo piano operativo questa finestra di 3 mesi, dando al settore ricettivo un'ulteriore stretta dopo l'annuncio di stop ai nuovi alberghi in tutta la città, oltre che nel centro storico. Federalberghi chiede chiarezza. Che si scrivano norme chiare, regole chiare, che si dica che cosa si vuole realmente fare a livello urbanistico di questa città. Siano le regole uguali per tutti. Noi qui siamo in uscita, anzi siamo nel pieno, della prima guerra mondiale turistica. E noi continuiamo a morire, le nostre aziende continuano a morire, la realtà è questa. E di contro cosa si fa per sostenerle? Andiamo a creare situazioni corrette di recupero, ma si vanno a far figurare poi così, in maniera ibrida, sotto forma di attività alberghiere, dicendo che comunque è una foresteria. Diciamo le cose come stanno. Comunque vada, qualunque siano le scelte, l'amministrazione dica: noi abbiamo deciso di creare per 3 mesi l'anno una nuova attività alberghiera, ma lo dica. Non è che 3 mesi fa ci dicano basta e oggi ci dicano no, va bene, ma lì si può fare. Perché questa non è una politica, a mio parere, corretta. Ed è stato presentato agli operatori il progetto per il nuovo mercato di Sant'Ambrogio a Firenze. Nuove strutture, ampio corridoio centrale, migliore disposizione dei banchi e illuminazione a risparmio energetico. Un progetto di ristrutturazione da 750.000 euro che partirà in autunno per concludersi alla fine del 2022. Durante i lavori il mercato potrebbe essere spostato nella vicina piazza Annigoni. E ora andiamo a Pistoia, certificati anagrafici anche in tabaccheria. Parte la rivoluzione dell'anagrafe, è partita ieri, vediamo. Da ieri a Pistoia i certificati anagrafici, come il certificato di residenza o dello stato di famiglia, possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell'ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in comune per ottenerli. Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Pistoia e la Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale dal presidente Claudio Morbidelli. Al momento le tabaccherie del territorio che sono partite in via sperimentale con il nuovo progetto sono 15 e sono dislocate nelle varie aree del comune. A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie del comune che vorranno aderire e quindi il numero dei punti vendita convenzionati aumenterà. Per un cittadino può non essere agevole recarsi nella sede del comune per fare un certificato e quindi abbiamo pensato, in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone, spiega Alessandro Sabella, assessore ai servizi anagrafici e all'innovazione informatica del Comune di Pistoia. Chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi nella tabaccheria più vicina a casa, risparmiando tempo. Con questa innovativa operazione andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio, prosegue Sabella, che integrando alcuni servizi comunali avranno la possibilità di divenire sempre più punto di riferimento per le persone, creando una rete territoriale. Il nostro comune sta puntando sempre più sull'innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione. Torniamo a Firenze, Bocelli apre un laboratorio per giovani talenti, vediamo. Andrea Bocelli inaugurerà domenica 24 gennaio la nuova sede della sua fondazione a Firenze nel complesso di San Firenze che ospiterà anche un laboratorio ABF Global Lab per incentivare e guidare il talento dei giovani. L'attenzione è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa alla quale oltre a Bocelli era presente anche il sindaco Dario Nardella, sarà alla fascia tra i 16 e i 25 anni. La sede ospiterà workshop, conferenze, eventi culturali, tra le altre attività ci saranno pure proiezioni di immagini statiche e in movimento sulla facciata di San Firenze. Il Global Lab potrà contare su alcune personalità come il vice direttore generale dell'UNESCO Stefania Giannini, l'imprenditore Mike Ferri, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi, il cantautore Giovanni Caccamo e l'artista Max Frieder. Per
Cittadella, l'inaugurazione è un messaggio di luce e di speranza in un mondo di incertezze. Con questo progetto dimostriamo che il pubblico e il privato possono lavorare insieme contro tanti tabù e pregiudizi, soprattutto se esiste un progetto chiaro. In occasione dell'inaugurazione Bocelli si esibirà per la prima volta nel grande classico di Narciso Parigi e Claudio Villa, Firenze sogna. Questa era l'ultima notizia, grazie per aver scelto il nostro TG e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.